Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati. Nuovo video sull'arte della rubrica Artista a tempo pieno. Ok, oggi parliamo delle aste. Se tu sei agli inizi e vuoi vendere, lascia sistematicamente perdere le aste perché non ti servono, non ti conviene farle, ma soprattutto non ti servono. Le aste non ti servono perché le aste sono il massimo rappresentante del mercato secondario, cioè del mercato del collezionismo. Quindi le aste, se le farai in vita tua, le farai nel momento in cui si attiva il mercato del collezionismo. Che cosa significa? Significa che se tu prima non vendi, non puoi pretendere che qualcuno collezioni le tue cose. Per poter collezionare una cosa, questa deve essere già sul mercato. Quindi tu, per attivare, se si attiva, se ti va di attivare il mercato del collezionismo, devi prima vendere. Il collezionismo si attiva soltanto dopo che tu inizi a vendere, a vendere tanto e vendere bene. Quindi le aste non si fanno agli inizi quando uno vuole vendere qualcosa. La vendita delle aste non è una vendita come qualsiasi altra vendita. Quindi se tu sei agli inizi e vuoi vendere i tuoi quadri, l'asta lasciala perdere perché è un'altra cosa. Tu vendi una cosa, questo vale per qualsiasi cosa, non soltanto per l'arte. Questo è il mercato, quindi vale per qualsiasi oggetto che si vende, no? Quando tu vendi un tuo oggetto e ne ricavi un guadagno, tu come artista, come creatore in questo caso, tu lo stai vedendo per la prima volta, lo vendi, quindi quello rientra nel mercato primario. E mentre il mercato secondario sono le vendite appunto secondarie, quelle successive. Quello è il mercato secondario. Non puoi attivare il mercato secondario se prima non attivi il mercato primario. Prima di poter pensare al collezionismo e alle aste, devi prima attivare il mercato primario, cioè devi vendere. Devi vendere bene al punto tale che quello che vendi ha una forte risonanza, ha un forte interesse al punto tale, no, che quello che vendi e quello che fai, la tua arte, vuole essere poi acquistata. Quindi collezionata. Per arrivare al collezionismo ci vuole appunto, come dire, un certo tipo di interesse su quello che tu fai. Capendo queste cose si capisce anche l'importanza della galleria. Quando si parla di gallerie si parla di collezionismo e si parla di aste. Se tu hai un minimo di conoscenza del mercato dell'arte e delle aste, sai che non puoi fare le aste senza la galleria. La galleria ti rappresenta, no? Da quale galleria sei rappresentato? Da quale galleria ti vuoi far rappresentare? La galleria diventa un garante per chi poi vuole acquistare da te, collezionare le tue cose e anche comprarle all'asta, perché se l'asta ti va male, ok, potrebbe essere un problema. Quindi la galleria è determinante e importante in questi contesti. Se tu, per esempio, partecipi a un'asta rappresentato da una galleria oppure partecipi a un'asta non rappresentato dalla galleria, l'effetto è completamente diverso. Perché tu non sei affermato, eh? Partiamo dal presupposto che tu affermato non ci sei, ok? Non sei, o ancora non sei affermato. Se tu ti presenti un'asta senza essere rappresentato da una galleria, e non sei affermato, sei ancora emergente, tu sei ancora emergente, il collezionista è un po' titubante, case d'asta parlo, no? È un po' titubante, perché sei un'incognita. Sei un rischio, tu non sei un artista affermato, quindi vai sul sicuro, no? Sei sempre un'incognita. Se tu le aste vuoi farle da solo, diventa un po' un problema perché tu non sai quando sei pronto. Per intenderci, un'asta ti può andare male, no? Tu anche sul catalogo vieni catalogato, ti dà appunto, sei quotato perché ti viene data appunto la quotazione, la valore di mercato sui cataloghi.
c'hai un certo, una certa fascia, insomma, di prezzo. Se l'asta ti va male, tu vai, quando vai male vuol dire che tu vai sotto, cioè che le persone comunque no, non acquistano, non sono interessati a te. L'asta rivela, è una cosa, come posso dire, una cosa, un'entità rivelatrice, e ti fa capire quanto interesse c'è nel pubblico. Perché così ti fa, cioè questo ti fa capire se ti può andare bene o ti può andare male. È rivelatrice dell'interesse del pubblico. Quindi se tu non c'hai un pubblico e non c'è un interesse verso di te, non sei nemmeno conosciuto, come puoi pretendere di fare un'asta? Cioè l'asta la fai nel momento appunto in cui si attiva il collezionismo, quindi un interesse c'è. Però anche se si attiva il collezionismo, devi vedere poi nel mercato quanto interesse c'è per la tua arte rispetto a quella degli altri. E quindi potrebbe non andarti neppure tanto bene questa asta e alla fine ti svaluti perché il prezzo si abbassa, le prossime aste e non puoi più partire dal prezzo che avevi stabilito all'inizio, o devi abbassare perché non c'è questo interesse verso di te che ti aspettavi. Quindi, insomma, l'asta non è che la fai a caso, cioè non è una vendita come tutte le altre. La devi saper fare, devi capire tu chi sei come artista, tu come artista come funzioni nel mercato, devi capire il tuo mercato. Ovviamente non tutti i mercati sono uguali, no? Se fai astratto non è fare pop art, quindi sono dei mercati diversi. E devi capire quindi qual è il tuo mercato e a che punto stai? Com'è il tuo pubblico? Qual è l'interesse? Non riesco a trovare un altro termine. Sì, l'interesse che ha il pubblico verso di te. L'asta te lo fa capire. L'asta non mente, dice la verità, perché si rivela quanto effettivamente tu abbia conquistato, insomma, il pubblico, si sia così innamorato di te. Oppure no. Quindi se non sei conosciuto, insomma, fare l'asta non è che ti serva molto, anzi ti potrebbe pure danneggiare farla. Dà molta più sicurezza il fatto che un artista sia rappresentato da una galleria. Quindi per quello è importante la figura della galleria. In questi contesti è, diciamo, determinante, no? Perché dà una garanzia agli altri che quest'artista non è un artista che di punto in bianco poi non si vede più. Quindi ci ho buttato i soldi, oh, ok, ho investito dei soldi che alla fine non sono stati un investimento, no? Ho un artista nella mia collezione che è un pezzo che alla fine è debole, no? Invece uno che colleziona vuole ovviamente delle cose che sono importanti anche da poter tramandare, no? Si ereditano pure le collezioni. Mettetevi nei panni di chi è collezionista o comunque sia è un acquirente. Casomai compra dei quadri di un artista che alla fine è solo una meteora, no? Ha avuto un breve passaggio nel mercato dell'arte, ma poi non ha avuto tutta questa risonanza. Ti ritrovi con un quadro che casomai a te piace molto, sì, quello che vuoi, ma poi nella tua collezione ha poco rilievo, è un pezzo debole, no? Alla fine sì, è emotivo, ma che non puoi nemmeno lasciare, come dire, in eredità, no? Perché le collezioni poi vengono anche ereditate. Una cosa che collezioni è una cosa che ha una sua rilevanza, no? Poi anche economica. Perché è come un tesoro, quando tu collezioni qualcosa, stai collezionando un tesoro, qualcosa di importante, quindi tu crei un patrimonio che è ereditabile. Quindi chi colleziona, sì, certo, acquista perché è una cosa gli piace, ma sta collezionando, quindi ha l'intento di creare un qualcosa che sia anche duraturo nel tempo. Quindi è importante sapere, capire se investe in un artista che sia un potenziale, ma che è anche un potenziale futuro, cioè che non resterà nel dimenticatoio. Quindi capite bene che iniziare con le aste non serve a nulla.
Okay? Se sei all'inizio e vuoi vendere i quadri, non, lascia perdere a pensare alle aste, non c'entra niente con quello, insomma, che ti serve, no? La galleria nella vita dell'artista compare nel momento in cui si passa da un mercato primario a un mercato secondario. E difatti è proprio questo pure che le gallerie, le grandi gallerie chiamate tradizionali, le grandi gallerie, che fanno anche scautismo, cioè cercano nuovi talenti, insomma, vanno alla ricerca di nuovi talenti potenziali, no, su cui investire, è proprio questo pure che guardano quando fanno dei contratti, insomma, con gli artisti, no? Per le proprie gallerie, guardano se è arrivato appunto a quel livello lì, cioè se già vende e se è pronto o pronta appunto per il collezionismo. Infatti, la clientela nel mercato dell'arte viene sempre chiamato appunto il cliente, viene sempre chiamato collezionista, perché stiamo entrando in questo tipo di mercato. Ovviamente le gallerie trattano sia il mercato primario che quello secondario. Ma tutte portano gli artisti ad attivare quello secondario. Infatti la galleria è molto utile appunto perché è una garanzia, sa muoversi, ovviamente conosce bene il mercato, conosce bene il mercato dell'arte, conoscono bene le aste, quindi sanno come muoversi pure come far promuovere un artista. Ed è proprio in questo frangente che l'artista diventa quotato. Ripassiamo, rinfreschiamo un attimo questi concetti di emergente, affermato, quotato. Professionalmente ci sono delle definizioni, si definiscono, diciamo, due categorie, artista emergente, artista affermato. Nell'artista emergente abbiamo, diciamo, tre categorie. Emergente sconosciuto perché non sei pubblicato. Emergente conosciuto perché sei pubblicato, emergente quotato, si è sempre emergenti quando si è quotati, emergente quotato quando è la tua quotazione, il tuo valore di mercato ad essere pubblicato. Dopo ti affermi, se ti affermi, ok? In vita o anche dopo la vita, insomma, non è quello, insomma, la questione. Però è importante capire che nel momento in cui tu stai entrando in questo secondo mercato, appunto il mercato secondario del collezionismo e quindi delle aste pure, perché la massima rappresentante, insomma, di questo mercato è l'asta, è un po' difficile non essere quotati perché ovviamente il gallerista cercherà di promuovere il proprio artista e quindi inizierà anche a pubblicare il suo valore di mercato. Dove lo pubblica? Sui cataloghi e anche sui cataloghi d'asta. Catalogo viene chiamato l'annuario, o i cataloghi fiera, in cui appunto vengono riportati i dati dell'artista, ma soprattutto il valore di mercato. Quindi non viene mai riportato, per esempio, il coefficiente d'artista. Perché è un dato sensibile quello, è come se tu pubblicassi le tue coordinate bancarie, ok? Quindi quello ovviamente non si mette, insomma, non è che viene pubblicato il coefficiente d'artista, no? Per valore di mercato si intende quale cifra si aggira il valore, quindi come nell'asta si dà nel catalogo il valore base e il valore massimo, no? Quindi due valori, due prezzi e quindi in quel range viene identificato il tuo valore di mercato, quindi indicativamente, però viene pubblicato. Quindi con la pubblicazione di questo valore di mercato tu diventi un artista quotato ufficialmente. Anche prima avevi una quotazione, ma non era pubblicata, ok? Quindi non eri definito così e sei sempre emergente però. Quindi tu puoi lavorare anche in una grande galleria, fare le fiere d'arte, fare le varie aste più importanti, lavorare anche facendo mostre anche nei musei importanti, anche all'estero, quello che vuoi, ma rimanere sempre emergente. Sei quotato, ma sei ancora emergente. L'affermazione ce l'hai nel momento in cui ti affermi nel mercato
secondario. Quindi quando le aste ti vanno bene, ti affermi, diventi un artista affermato, che l'asta è proprio quella cosa che lo fa capire, no? Quando tu inizi a comandare le aste, cioè quando tu nelle aste c'è sempre quel valore di mercato, no? Da un valore base a un valore massimo, un range, no? Per intenderci, nelle aste lo superi. Quindi vuol dire che tu hai un potere di mercato. E se questa cosa viene anche confermata nelle aste successive, vuol dire che tu sei affermato come artista. Ovviamente questa non è una cosa che riescono, cioè automatica, che riescono tutti, ok? Però questo significa essere affermati quando appunto nel mercato del collezionismo tu ti affermi ed hai un potere di mercato in questo contesto. Ci siamo? Ci sono certi artisti affermati che tranquillamente, quelli affermati che tranquillamente fanno le aste anche senza essere rappresentati dalle gallerie. Non c'è più bisogno, in teoria, non c'è più bisogno della galleria, perché tu già ce l'hai l'affermazione, la sicurezza già, cioè, lo sanno chi sei, quello che fai, no? Sei consolidato, ok? Come artista. Quindi non c'è neanche più bisogno che la galleria ti rappresenti. Infatti sono certi artisti che partecipano a queste aste anche senza essere rappresentati. Ma comunque sia, quella poi è una scelta, devi saperlo fare, devi comunque saperla fare l'asta, perché molti artisti anche affermati, la maggior parte, continuano ad essere rappresentati dalle gallerie, perché la galleria comunque ti aiuta, è un elemento importante in questo contesto, perché ti aiuta appunto a muoverti bene nel mercato, a promuoverti bene e a consolidarti sempre di più, a mantenere sempre di più il tuo valore, il tuo prestigio. Infatti, in questi contesti, poi, quando nell'affermazione ci sono altre gallerie, che sono le gallerie brand, cioè che tu sei diventato un brand, un marchio, lo ti affermi, no? Allora, ci sono le gallerie brand e quelle non fanno scautismo. Quelle trattano solo ed esclusivamente artisti affermati, ok? E appunto gli artisti affermati si fanno comunque rappresentare dalle gallerie, anche perché insomma non è nemmeno semplice, anche se sei affermato, stare da solo, autogestirti, è una cosa semplicissima. Quindi poi quello è soggettivo, insomma dipende da quanto pure tu ci capisci di mercato, di aste, da quanto tu abbia familiarità con certe cose, ti senti sereno o tranquilla, insomma, a non essere rappresentato da una galleria. Quello poi è soggettivo. Però te lo puoi permettere, questo voglio dire. Se sei affermato, te lo puoi pure permettere. Se non sei affermato, andò vai senza una galleria? Tu sei un'incognita. Dai ancora meno sicurezza agli altri, è più difficile che si possono fidare di te. Non si sa chi sei, come andrà la tua arte? Andrai nel dimenticatoio oppure no? Allora, è ovvio che la figura del gallerista, della galleria, è determinante in questi contesti. Per questo si parla, quando si parla di galleria, si parla di collezionisti e non di clienti in generale, perché questo tratta. Ok, l'affermazione di un artista di solito, non sempre però, ma di solito avviene anche dopo morte. Infatti si dice diventi famoso come artista soltanto dopo che sei morto. Non è che diventi famoso, cioè ti affermi nel mercato del collezionismo per il semplice fatto che non esiste più una produzione, non ci sei più. Quindi non esiste più il mercato primario, ma solo quello secondario. E quindi si attiva molto più velocemente, no, questo meccanismo del mercato. Se appunto sei un artista valido, ti puoi affermare nel mercato secondario del collezionismo e quindi diventare un artista affermato anche dopo morte. Un esempio, no, importante che abbiamo dalla storia dell'arte, che conosciamo tutti, insomma, è Van Gogh. Van Gogh in vita, poverino, da quello che io so, dalle cose insomma che ho studiato, che insomma ho letto su Van Gogh, lui vendette soltanto un quadro in vita sua. Viveva di rendita, non so come poteva, no? E il fratello Theo, vale, ci sono le varie lettere
tra lui e il fratello Teo, che era un mercante d'arte, e il fratello Teo lo manteneva, insomma, lui aveva la rendita che poteva vivere, insomma, che lo sosteneva, era quella che gli dava il fratello. E lui in vita ha venduto un quadro e non se lo filava nessuno, ok? Non era conosciuto, ma la fama la ebbe dopo morte, quindi si attivò il mercato del collezionismo. Dopo la morte, quindi si affermò dopo, successivamente. Può succedere in vita o anche tu. E Van Gogh, le aste, ora come ora, ok? Come dire, molto quotato? Beh, direi proprio di sì. Cioè, ha delle cifre, insomma, incredibili, incredibili. Quindi, se tu sei agli inizi, non ha molto senso per te fare le aste, perché quello ti serve nel momento in cui stai entrando in un percorso di affermazione. Allora, io ho parlato tutto il tempo delle aste, intendendo le case d'asta, Ok, però in rete troviamo tante aste, sta pure l'asta di eBay, che ok, non c'entra assolutissimamente niente, che sono più aste da mercatino, ok? Quindi non rientrano nel contesto appunto del mercato dell'arte specifico. C'è questa figura ibrida di Katawiki, non so, lascia un po' il tempo che trova, nel senso, a Katawiki puoi fare le aste rappresentato, mi sembra, con la galleria, ma anche non rappresentato dalla galleria. Infatti, chi fa le aste senza essere rappresentato dalla galleria non vende, e se vende, vende a 20 euro. Che a sto punto ti conviene fare l'asta eBay. Non capisco questo intento di voler rendere un po' più popolare l'asta, quando cioè, ha più la portata di tutti, cioè, lascia un po' il messaggio che chiunque può fare le aste, anche se non è rappresentato, se non ha un tipo di quotazione o cosa. E quello diventa appunto la stregua di eBay, vendi alla stessa maniera, come vendi su eBay, vendi su Katawiki, non è che... Cioè, che fai un granché. Veramente, se vendi, da quello che ho visto, poi ho guardato, ho osservato vari artisti, li ho seguiti per capire, se vendi veramente tanto che ti dice bene, vendi a questa sta ventina di euro. A sto punto fai a fare i mercatini, vendi ai mercatini, fai prima. Non è tutta questa, non so, questa grande trovata. Poi ecco, trattano pure artisti casomai che hanno una quotazione, che sono rappresentati da gallerie, ok. Sta cosa di aver mischiato un po' tutto. No. Poi danno anche appunto un messaggio sbagliato, che chiunque può fare le aste. Se non sei rappresentato dalla galleria, non hai credito, poi non sei nessuno, capito? L'asta va fatta. Devi avere delle basi per fare l'asta, non è la puoi fare così l'asta, non è una vendita come tutte le altre. Quindi pure questo Katawiki non è che è tutto questo granché. Conviene fare le aste eBay, o al massimo veramente vendi di più se vai a fare un mercatino. Quindi non è tutta sta trovata Katawiki. Ok ragazzi, il video termina qui, penso di avervi dato varie informazioni utili, insomma, varie dritte per capire un po', inquadrare la situazione, insomma. Se state agli inizi, capite che non vi serve a niente fare le aste, insomma, non è nel vostro contesto, no? Ma nemmeno se siete un po' più navigati, insomma, le aste le fai quando ti si attiva il collezionismo, ok? Veramente quando te muori un altro po', no? Cioè, o te fai vecchio, ok? Poi, non è semplicissimo attivare il collezionismo, cioè, vuol dire che proprio sei uno che sta sulla cresta dell'onda, no? Tutti vogliono le tue cose, addirittura pure quelle vecchie che c'hanno gli altri. Cioè, un po' insomma, è poco realistico pensare alle aste per vendere, quindi lasciatele proprio, non ci pensate proprio, lasciatele aperte. Ok, quindi insomma, il video termina qui. Poi ecco, se volete, come al solito, sempre a me fa piacerissimo chiacchierare con voi nei commenti, mi dite le vostre impressioni, no? Le vostre riflessioni sull'argomento, le esperienze pure, insomma, degli altri che avete avuto, vi fate raccontare, insomma, se vi fate chiacchierate, voi sapete, io sono sempre felicissima, per me è un piacere chiacchierare con voi nei commenti. Quindi ci vediamo poi, se vi va giù, nei commentini. E niente, vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!